Allora, Reali, siamo d'accordo? Dimmi. Eh? Sandra e Elvira, sì. E io sono Edgardo. Sì, perfetto. D'accordo. Buongiorno, ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao Reali. Mi avete chiamato, cosa c'è? Sì, Sandra ha avuto un'idea. Ah, oh, però... E vorrebbe sottoportela. Sentiamo. Dunque, allora, premesso che questa Parisi l'hai voluta tu... Ma voluta? Sì, l'hai voluta. Ecco, perché? Perché cosa? No, Sandra, lascia che spieghi io. Spiegami. Tu hai voluto la Parisi perché è, come tutte le attrici americane, un'attrice completa. Sì, ma dove volete arrivare? No. Come tutte le attrici americane, sa ballare e cantare. Beh, sì. Ecco. È una showman. No. Non è un uomo, è una donna. Beh, questo lo saprai tu, no? No, Sandra, ma come lo saprò sì. Io? Guarda, qui Raimondo ha ragione. Sì. Voleva dire che quando si tratta di una donna si dice showwoman, non showman. D'accordo. Insomma, sa anche recitare? Penso di sì. No, non pensi, deve saper recitare. Insomma, abbiamo pensato di fare un provino, un'audizione. Ah, avete pensato di fare un... Voi avete deciso così. Sì, sì. E cosa dovrebbe recitare la Parisi? Perché io non so che copione. No, abbiamo già pensato tutto noi, guarda. Noi reciteremo un brano tratto da Nobiltà di Dumas. Nobiltà di Dumas? Mai sentito nominare. Cos'è? Dumas padre o Dumas figlio? Dumas zio. Ma come Dumas zio? Sì, Dumas zio, te che te ne importa? Cosa te ne importa? Ma questa è una rivista, è un varietà, non è mica un melodramma. La Parisi dovrà dire sì o no. Un paio di battute. Lascia tanto. Fare che le intonazioni si valutano lo stesso. Ma per carità, certo, ma quale certo. Intonazione? Comunque, volete fare l'audizione? Facciamo, sentiamo facciamo. Che scena è. Ecco, tu e Sandra siete marito e moglie. Ah, ci voleva Dumas zio per scoprirlo questo. Ma lascialo continuare. Io sono il notaio, amico di famiglia che comunica a tua moglie che tu hai avuto una figlia da un amore di gioventù. E fin qui è tutto vero. Ma un po' spiritoso, va avanti Gianni, per piacere. Allora, tu dici sì. A tua moglie, Reali? Elvira, potrai mai perdonarmi? Basta. Boh. Ecco. Elvira, potrai mai perdonarmi? E Sandra dice, ma Riccardo, io ti ho già perdonato. E lei qui, sotto il nostro tetto. E tu, qui, Dio mio! Al che Sandra dice, fatela entrare. A questo punto entra la figlia, la Parisi. Si butta tra le tue braccia, gridando padre mio, alfin ti ho ritrovato e con te anche una nuova mamma. Abbraccia Sandra e dice, madre mia. Basta, chiuso, tutto qui. E alla Parisi chi glielo spiega? Ma sai già... abbiamo provato. Ah, lo sa già. Sì. E dov'è? È di là, che aspetta. Aspetta cosa? Aspetta che io dico la battuta. Isotta, entrate e lei entra. Insomma, avete preparato tutto, per un paio di battute da dire in un varietà musicale. Ma se lei è brava, noi lo faremo recitare. Altrimenti? Si limiterà a alzare la gamba. Basta. Allora, siete pronti? Ma sì, come pronti? Sì. Vabbè, io chiamo la Parisi. Andiamo. E facciamo la lì. Signorina Parisi, è pronta? Sì. Ecco, bene, noi cominciamo. Ah, tocca a te, eh? A chi? A te. E che devo dire? Così ella sa. A chi? Comincia a me. Riccardo. Così ella sa? Sì, Riccardo, abbiamo dovuto dirglielo, ora che tu sei irrimediabilmente ammalato. Ah, perché sono pure malato grave. Certo, perché sennò che bisogno c'è di questa confessione? Lascia perdere. Ma lasciamola finire. Chi ti ha detto che è malato? Ora che tu sei irrimediabilmente ammalato, è bene che ella sappia. Ecco. Elvira, potrai mai perdonarmi? Io? A lei. Sì. Sì, ho capito. Elvira, potrai mai perdonarmi? Ti ho già perdonato, Riccardo. Ti ho già perdonato, Riccardo. Ed è già qui. Ella è già qui. Sotto il nostro tetto. Sotto il nostro tetto. È qui, Dio mio. È qui. Io, sì. Spaventati. È qui, ecco. Dio mio. Edgardo, fatela entrare. Ecco, Edgardo, fatela entrare. No, scusate un attimo, sì. Ma cosa deve dire questa poverina? Ah, deve dire padre mio, ti ho ritrovato al fine e con te una nuova mamma. Madre mia. Ma la sa questa battuta? Ma sì, come no? Sì, gliel'abbiamo insegnata, fatta provare, adesso sentirai. Isotta, entrate. Papi. Come fa? Mami. Giugiolone. Ma che giugiolone mi sta a chitare? Ok. Ciao Rami! Ciao! Hai sentito?
Hai sentito? Sì. Ecco. Scusa, Reale, senti, Remoto, guarda, io non voglio dare peso a certe cose, vero? Però io ho recitato nei giganti della montagna, non posso cadere nella farsa e nel bitume! Ma la volete smettere? La Parisi non deve recitare! Perché non sa recitare! Ma come non sa? Poi, poverina, recitare in italiano, vorrei vedere voi recitare in inglese! Perlomeno noi abbiamo il buon gusto di non andare a recitare in America! Brava Sandra, finché ci saranno donne come te, la nostra generazione vincerà sempre. Lasciamo che ci lavori lui con Rami. Vai, vai. Brutta cosa la vecchiaia, eh.